il concetto del dispensare, compensare, che se il bambino ha difficoltà nella lettura, noi andiamo appunto a compensare con sintesi vocale, lettura dell'adulto o leggere il brano. È come se fossero due applicazioni in una, perché altrimenti complicato. sino ad avere delle mappe mute. Con la storia possiamo lavorare sia con le sintesi cronologiche, oppure con la tecnica Le materie dell'ancoraggio. scientifiche, Facciamo disegnare il bambino così come disegna lui stesso, al di là della qualità grafica. Magari un miope ha bisogno degli occhiali per vedere da lontano. Allora il dislessico ha bisogno della mappa, del tempo in più per il suo apprendimento. Quindi è un parallelismo che rende chiaro il concetto che vostro figlio non sta utilizzando gli strumenti compensativi che abbiamo visto oggi e che vedremo successivamente come aiuto. I genitori che hanno difficoltà ragionano diversamente. Secondo me è meglio rispetto ai genitori con i bambini senza difficoltà. Al bambino piace fare la pizza. Questa attività gliela mettiamo come gratificazione intermedia, ovvero ogni volta che raggiungi i 5 punti, ottieni uno di questi premi.